Non lo so, è come se fosse scollegato, come se non gliene fregasse niente. Chissà cosa gli è successo. È una donna. Cosa? È una donna. È stata una donna. Col metodo consueto verrà retribuita fino all'ultimo centesimo. Ed intendo premiarti anche con un piccolo pensiero. L'unico uomo che ho, per così dire, frequentato è stato il maggiordomo della signora D'Amico, Edoardo. Il colpevole è sempre il maggiordomo. Ho intenzione di mandarti gestire un paio di questioni dallo zio. Ma mamma, è la notizia che aspettavo. Ah, e comunque, non me lo sono inventato. C'è veramente qualcuno che fa domande su di voi. Andy, siamo proprio bruciati. Uno spirito buono trova sempre la via. La cantina della villa non sembrava neanche più una prigione quando Angelica passava dalla finestrella. Diventava il momento più felice della giornata del piccolo vostro. Un momento fatto di carta e di pastelli, in modo perfettamente silenzioso. Ma non è facile rubare in casa del ladro. Non è per niente facile darla a bere a chi vive schiacciando gli altri. Per quanto riguarda me, avevo bisogno di questo lavoro e non mi sento in colpa. Ormai non più. Sono passati tanti anni. E comunque ho cominciato dopo che successe tutto questo. Un consiglio: meglio essere amici del demonio che nemici. Il rumore di passi aveva allarmato i ragazzi, ma la paura di essere scoperti li aveva resi ingenui e stupidi. Angelica non poteva fare altro che assistere alla scena, inerme. Qualcuno avrebbe dovuto pagare. Gli occhi della bambina erano un pozzo nero di dolore.
Mi scusi. Non so cosa mi sia preso, io... Forse dovrei essere contenta di quello che gli hanno fatto. Non lo so. Hai un cuore grande. Prega Gesù e la Vergine Maria. Ci sono i momenti di sconforto. Lei ha fatto così tanto per me, ha fatto così tanto per tutte noi. Io ho sentito la chiamata di Gesù. È Lui che ha fatto tanto per voi. Io non riesco neanche quasi a ricordare cosa mi faceva. Non riesco proprio. Sembrano passati 10 anni, invece è soltanto l'anno scorso che l'ho lasciato. Quel giornalista mi ha fatto ripensare a Mauro e so che non avrei dovuto. Giulia, alcune persone non sentono la voce di Dio nel loro cuore. È come se volessero tenere la porta chiusa. E passano i giorni, e passano gli anni, e la porta è sempre chiusa. E la voce di Dio è sempre più debole. Forse dovrei andare a trovarlo. Giulia cara, amica mia, prega, prega e continua a camminare come Lot, che ha camminato lontano da Sodoma. Non ti voltare mai, bambina mia, non ti voltare mai. Ma allora Dio lo ha punito? Dio non punisce, Dio ama. Forse chi l'ha punito si è mosso per mano di Dio. Andy, siamo proprio bruciati. Cosa riesce a fare a meno di me per mezza giornata? Andy, cazzo, ci hanno proprio beccati. Credo che siano proprio i tizi che cerchiamo. Brutto affare. Esci, raggiungimi. No, Mosè, vai a casa e non farti seguire. Ci vediamo domani e stai tranquillo. Dimmi. Non andartene. Raggi di sole, cose da fare. Ancora fame di te. Forse perché non è giusto che tu sia tu e io soltanto io. Forse perché non è giusto che tu sia tu solo e soltanto io. Lo dico per te. All'inferno.
Amiche mie, la base d'asta la conoscete? 7.000. 8.000 euro. Edoardo caro, porta una tazza di tè alle mie amiche. Lo dico per te. Lo faccio per te. Hola, hombre. Cos'è? Non è serata? Sì, sono solo stanco. Hola, chica. Io me ne vado, eh. Mi sono rotto di stare qui. Questo posto è una merda. Roba da provinciali. Ho i miei giri, i miei agganci. E stavo pensando se eri interessato a gestire la baracca qui. A farmi da vice mentre io sono via. Bar, night, fioraio, salone soprattutto e le altre cose. Cosa dice tua madre? Senti, ascoltami bene, cazzo. Il capo sono io, è chiaro? Hai capito? Ho capito, Adamo. Habla, Cristo! Dillo, cazzo, dillo. Sì, sei tu il capo. Bravo. E stavo pensando che se non mi rompi i coglioni... Oh, ma ci sei? No, ma non sei stanco. Pensi al pelo. Eh? Ti piace Elsa. La fighetta si chiama Elsa. No, è solo carina. Prendila, cazzo. Vuoi scopartela? Scopatela. È roba mia. Prendila se la vuoi. Senti, una settimana. Ti faccio vedere un paio di cose per filare via liscio. Un paio di conti. Eh? Ti alzo il mese, cazzo, vedrai che la prendi bene. Ma rimani vice, comprende? Qua la mano. Ah sì, scusa, mi sono distratto. Grazie davvero, capo. Grazie. Però cazzo, adesso ubriacati, perché sennò mi deprimi il locale. Elsa! Se tra mezz'ora torno e hai ancora un palo nel culo, mi rimangio tutto, sono cazzi tuoi. Fai compagnia ad Antonio. Fallo ubriacare, tanto non c'è nessuno. Torno finito. Un'altra volta. C'è di meglio. Chica! Tu, vieni qua. Hasta luego. Io me ne vado. Ok, ciao. Credimi, sei intrattabile. Lo sai, sono stanco morto. Sono stufo di andare via come uno scappato di casa. E poi l'emicrania e anche la nausea. Andy, noi in un certo senso siamo scappati di casa. Guarda cosa ho trovato sulla macchina. Porca troia. Sì? Merda. Sì? Porca troia. Senti, io conosco anche cazzo, figa, culo, accidenti. Ci hanno visti. Presi, io me ne vado. Andiamocene. Cioè, non so se ti è chiara la faccenda. Sì, mi è chiara la faccenda. Dobbiamo trovare quella gente che ha pestato e violentato un tizio. Ecco, del tizio ne parliamo tra poco. Dicevo, questi ci recapitano delle fotografie scattate mentre noi li cerchiamo. Non mi era mai fottutamente successo. Cioè, non è il nostro gioco. Nel senso che non stiamo cercando due squilibrati tossici o che cazzo ne so, due vomitati fuori da una qualche tragedia di strada. Ne convieni? Ne convengo. Adesso però fammi fumare. Bene. Senti questa. Ho voci di un altro caso identico. Uguale. Pestaggio, in culo
e tutto il resto. Cioè, confermami che non stiamo cercando due poco di buono. È una specie di rituale. Una cosa di tipo seriale. Qualcuno che massacra, tortura e stupra uomini che se lo meritano, per così dire. E tutto questo in maniera seriale, punto. E che ci fotografa, tra l'altro. Sento male al culo. Merda. Sì. Uomini che meritano di essere puniti, eh? E il nostro cliente perché deve essere punito? Ma perché pestava la moglie, non lo sapevi? No, Mosè, non lo sapevo, cazzo. Ah, non te l'ho detto? Boh, mi sembrava. E poi i soldi sono soldi. E dove è finita la moglie? Andy, non ti agitare. Mosè, ti ho chiesto dove cazzo è finita la moglie? Ho parlato con la moglie, Giulia. Dopo l'ennesimo educato scambio di opinioni col marito, era veramente massacrata. È scappata all'associazione della D'Amico. E cosa sarebbe? Allora, il capo assoluto è la D'Amico, di cui non so un cazzo di niente. Ha molti soldi, vedova. Niente di importante. Ha fondato un'associazione per raccogliere le donne vittime dei maltrattamenti. Sai, quelle cose cattoliche. È la mamma di Adamo, quello del bar che ti sta tanto simpatico. Diciamo che non è una famigliola candida e pura. Che? Ma sti cazzi. No, non lo sapevo. E queste sarebbero le tue informazioni? Mosè, sei davvero poco efficiente. E poi tu dimmi che io non mi dovrei incazzare, eh? Dai, vai avanti. Beh, oltre alla schiera di servi, servetti e leccapiedi, cortigiani e giardinieri, ha pure una guardia del corpo, tale Edoardo, che è il maggiordomo onnipresente. Tu lo sapevi che la signora D'Amico la scorta, eh? No, non sapevi neanche questo. No, cazzo, no. Ma adesso lo so. Ottimo motivo per levare le tende e fottermene. Quindi, l'uomo per il quale lavoriamo massacrava la moglie. E lei si voleva vendicare? No, lei non c'entra nulla. Nessun coinvolgimento. Non è la tipa che cerca due sicari. Cioè, non è la tipa che pagherebbe noi, per esempio. Ho voglia di un educato scambio di opinioni con quel figlio di puttana del suo ex marito. Andy! Ti saluto. Tu non ti muovere da qui, anzi, tornate a casa. Poi noi ci sentiamo domani. E stai attento ai flash. Ma vaffanculo! Sappi che se mi succede qualcosa... Che sete. Zia, sono un po' giù. Chiamami ancora zia, ti do io un vero motivo per essere giù. Poi l'altra volta non abbiamo neanche finito di parlare. Ale, non c'è più niente di nuovo da dire. Credimi, una come te dovrebbe fregarsene di uno mezzo matto con le pigne nel cervello. Sì, vabbè, simpatico, ma scemo. E neanche troppo bello, se non ti offendi. Ale, puoi avere di meglio. Ma tu sei mai stata innamorata? Sì. Per quello ti dico che te ne devi fregare di più. Se c'è rimedio, perché ti preoccupi? Se non c'è rimedio, perché ti preoccupi? Nel frattempo, potresti uscire un po', farti un giro, prenderti una sbronza punitiva e magari darla un po' via. Marzia, per cortesia, potresti almeno guardarmi mentre parliamo? Ale, è Candy Crush. Hai solo una vita, è una lotta contro il tempo, lo sai che è importante. Vabbè, ok, grazie per l'aiuto, eh. Sono le 3. Non mi sembra l'orario. Stai zitto. Bevi ancora troppo. E comunque sono stufo e sono stanco.
stata lei? Lo sapevo. No, non è stata lei. Fammi capire, testa di cazzo. Io ti pago 5.000 euro e tu mi porti la foto di mia moglie. Perché poi? Ma ricordo bene questa stronza. L'ho vista anche in TV. Sai che casini mi ha fatto passare la troia? Lascio il lavoro. Sono venuto per ridarti la prima metà e per chiederti di persona se picchiavi tua moglie. Se è vero che lei ti ha piantato perché tu la pestavi. Ripeto, sono qui per ridarti i tuoi soldi. Questi. E ti ho chiesto se mettevi le mani addosso a tua moglie prima che lei se ne andasse. Fuori! E impara a farti i cazzi tuoi. Ma pensa. Levati dalle palle, che domani mattina mi devo alzare presto. Forse non mi sono spiegato bene. Una persona come te mi ha portato via la cosa migliore che avevo. E da quel momento io sono morto. Mi piace quella cosa della sparapunti, quella che ti hanno fatto. È stata una donna a ficcartelo nel culo. Non la tua, però facciamo finta che lo fosse. Io certi trucchetti dovrei proprio impararli. Sono meno teatrale, però. Le donne, invece, hanno una creatività tutta loro. Inarrivabili. Cerca di non farti vedere più da me. E questi qui li riprendo io. Per il disturbo. No! No! No, no, no! No! Uno 51 terza.